I personaggi sono molto affascinanti in questo film perché hanno tutti un'evoluzione straordinaria. È quasi come se fosse un percorso iniziatico di ognuno di noi. Ognuno di noi ha un'evoluzione all'interno della storia. Per Diego il suo mondo in più è un mondo fatto di cultura, di arte, nel quale si rifugia per ripararsi da una realtà nella quale non si sente incluso probabilmente, o comunque non si sente di far parte, non si riconosce in questa realtà. Quindi si crea questo mondo parallelo per salvarsi. Thea invece anche lei non si trova a proprio agio nel mondo nel quale si trova, però ci fa a botte, cerca di combattere anche sbagliando il mondo che la circonda. Quando questi due personaggi si uniscono è come se i loro mondi interiori venissero portati alla luce, cioè Thea è il fulcro del cambiamento di Diego, quindi il collante del mondo interno di Diego con il mondo esterno, mentre lui è come se mi facesse far pace un po' con me stessa e con il mio passato difficile. Tu prima non fai questo ragionamento, non puoi fare questo ragionamento, devi vivere questo personaggio cercando, come dire, di attraversare un pensiero di un'altra persona che in questo caso è il regista. Mo che ci fai pensare, se proprio devo dire una cosa, penso che il mio personaggio non ha mai pensato di costruirsi un mondo in più veramente, cioè perché era comunque vittima di tutto un passato fondamentalmente, voleva portarsi alle spalle veramente quel passato che poi a un certo punto ritorna, no? In realtà più che per lui credo che Franco volesse in qualche modo costruire un mondo in più per il figlio. E piano piano questa cosa si è trovato che gli è stato regalato un mondo in più, in realtà, dall'amore che poi arriva con Naja. Questo credo, perché poi ovviamente nel mondo, per parlare di mondi di questo padre, di questo figlio, a un certo punto arriva questa qua. Cioè, non è proprio, okay, per quanto possa essere una donna bellissima, ma voglio dire, invade non solo la vita privata di questi qua, ma fa ritornare il passato fortemente, proprio perché ovviamente lei è veramente un vero e proprio abuso nella vita di questo padre e di questo figlio. Questo è un po' quello che immagino. E poi ovviamente hanno dei colori completamente diversi questi personaggi, vivono dei contesti completamente diversi. Cioè, se dovessi paragonare il mio personaggio a, era veramente un orso, capito? Ho cercato di stare lì buono tutto il tempo, poi proprio quando mi hanno messo alle strette, insomma, succede quello che succede in vari punti del film. Questo è quello, eh. Sì, e ho detto a Luigi, mi ricordo chiaramente, fa, no, perché c'è questa scena così con lì. Dico, beh, Luigi, secondo me la dobbiamo fare alla fine del film, quando proprio abbiamo chiuso tutto. No, ma perché? Ti ricordi? Dico, io mi conosco, io la farei alla fine. E infatti devo dire che quello che si vedrà dura molto meno di quello che poi è durata la veramente. Cioè, non ci fermavamo proprio più. Cioè, era il cameraman che a terra. A un certo punto c'è una foto che Sì. immortala la scenografa così. Sì. Ve l'avevo detto. Per Disperata, fortuna avevamo aveva finito le. distrutto Per fortuna avevamo tutto. finito le riprese. Sì, riconosco che è stato un grande incarico che ho affrontato con serietà e con piacere, ma soprattutto con passione, perché è quello che io voglio fare, quello per cui studio da quando sono piccolo. E nonostante la pressione che una persona può avere interpretando questo ruolo, non parlo di Diego, ma proprio di protagonista di un'opera prima, diciamo, sono riuscito a combatterla con appunto la passione e la dedizione al mondo del cinema.